Buongiorno, ci troviamo oggi al Centro Trapianti Epatici di Cisanello Pisa in compagnia del professor Paolo De Simone, primario di questa unità operativa complessa, e ci parlerà di trapianti e donazioni, quindi affronteremo diversi argomenti. Pisa è diventata un'eccellenza in fatto di numero di trapianti e di qualità, siamo tra i primi in Europa. Professore, quando arriveremo a 2500 trapianti? Manca poco, siamo arrivati a circa 2250 trapianti e probabilmente nelle previsioni immaginiamo che tra l'inizio e la metà dell'anno prossimo dovremmo arrivare al traguardo di 2500 trapianti di fegato. Festeggeremo come al Teatro Verdi? Speriamo di festeggiare come in tutte le altre occasioni anche questo traguardo, questo grande sacrificio e questa grande rinascita di molte persone. E a quanti trapianti siamo arrivati oggi dal 1 gennaio? Siamo a 2250. E dal 1 gennaio? Abbiamo dal 1 gennaio già effettuato 74 trapianti di fegato. Complimenti, siamo circa nella media? No, c'è un trend ancora più positivo rispetto a quello migliorativo rispetto a quello dell'anno scorso. Stiamo viaggiando ad una media, ad una velocità di circa 14-15 trapianti di fegato al mese. Quindi uno ogni due giorni. All'incirca. Effettivamente nel 2018 Pisa ha superato i 100 trapianti di Torino e Padova con 161 trapianti di fegato, quindi veramente complimenti, un grande sforzo e competenza. E come potremmo descriverlo il lavoro del chirurgo oggi in trapianti? Faticoso. Sicuramente. Faticoso di fatica fisica, di fatica mentale, perché bisogna essere sempre disponibili ogni minuto della propria giornata. Quindi estremamente faticoso, soddisfacente, sicuramente. Sempre reperibile. Se non proprio fisicamente, ma mentalmente e anche non fisicamente, all'estremo del telefono, però c'è una reperibilità che anche se non fisica deve essere sempre esercitata per me, ma per tutti quanti i colleghi dell'equipe trapiantologica. Effettivamente essere nell'equipe trapianti ci vogliono determinati requisiti anche personali, non solo professionali. Bene, qual è il vostro obiettivo? Dove volete arrivare? Ma il nostro obiettivo molto semplicemente, banalmente e anche idealmente è quello di poter soddisfare sempre meglio l'esigenza di salute dei pazienti, anche perché queste esigenze di salute stanno cambiando. I pazienti che arrivano alla nostra osservazione sono sempre più gravi, sempre più complessi, sempre più malmessi, se possiamo dire così, dalla presenza di malattie collaterali concomitanti. Quindi oggi abbiamo come target quello di poter di riuscire a soddisfare tutte le esigenze di salute dei pazienti, cosa che non è semplice, non è scontata. Bene, ed è importante, immagino, la comunicazione medico-paziente nel percorso di guarigione. È estremamente importante. La problematica che noi riscontriamo è che la complessità delle cure che dobbiamo somministrare fa sì che il tempo che si ha a disposizione per la comunicazione, per poter seguire il paziente negli aspetti psicologici, emotivi, psicosociali, è sempre più ridotto. È sempre più breve, in effetti. È sempre più ridotto. Perché anche le liste d'attesa sono sempre più corte, diciamo, che da una parte è meglio perché le donazioni sono in crescita, da quell'altra magari il paziente non ha il tempo di metabolizzare psicologicamente. Non c'è il tempo sufficiente per la maggior parte dei pazienti. Le aspettative con le quali molti pazienti giungono al trapianto sono molte volte miracolistiche. Bisogna sempre collocare il trapianto nella sua dimensione, nella storia del paziente. Ogni paziente ha una storia a sé stante, si dovrebbe lavorare con il paziente per poterlo portare ad una consapevolezza minima e questo purtroppo non si riesce molto spesso a fare, appunto perché la malattia preme, la necessità del paziente di essere operato è premiante, pressante e allo stesso tempo la capacità anche comunicativa è veramente messa a repentaglio dalla risorsa tempo, che oggi è la risorsa
più preziosa che noi dobbiamo gestire e distribuire. Mi è piaciuta molto questa parola, consapevolezza, perché effettivamente molti pazienti non hanno il tempo di avere la consapevolezza di quello che vanno incontro e quello che ci sarà dopo. E nella consapevolezza c'è anche tutto il discorso dell'aderenza terapeutica, che cerchiamo sempre anche noi come associazione di far capire che è fondamentale per la riuscita del trapianto stesso. Sì. Quello sì. E lì c'è anche il discorso del corso che stiamo facendo, il corso IARA, per rendere le persone sempre più autonome nel prima, nel durante e post trapianto. Le donazioni, appunto, dicevamo, sono in crescita, ed è in crescita anche l'età delle persone trapiantabili. Addirittura ora a fine maggio una signora di 97 anni ha donato il proprio fegato a Firenze, quindi siamo stati veramente bravi. E è cambiato qualcosa anche nella conservazione e rigenerazione degli organi? Sì, stanno cambiando delle cose, si stanno sperimentando, sono entrate nella pratica clinica nuove modalità di conservazione degli organi, l'introduzione dei sistemi di perfusione meccanica, che noi riserviamo, come in altri centri trapianto di fegato italiani ed esteri, a nuove forme di donazione che vengono da donatori a cuore non battente, e quindi sicuramente lo scenario, verosimilmente anche di qui a qualche anno, porterà alla introduzione sistematica di nuove forme di conservazione, preservazione, conservazione degli organi, anche con l'intento di poterli eventualmente modificare, per così dire, aggiustare, per così dire, perché i termini sarebbero più complessi, prima del trapianto, per renderli, tra virgolette, più facilmente trapiantabili. E quindi sì, sicuramente lo scenario è in divenire. Perché prima il trapianto veniva fatto con l'organo conservato nel ghiaccio, quindi aveva 8 ore, invece ora con questo... È ancora la modalità più corrente, è ancora la modalità standard. La linea madre della pratica clinica è ancora questa. Abbiamo introdotto, noi come altri centri, tanti altri centri, anche nuove modalità, soprattutto i sistemi di perfusione meccanica. Stiamo raccogliendo i dati, valutando i dati preliminari, noi così come altri centri, così come centri internazionali, per capire meglio quando farlo, come farlo, per quale tipologia di donatore, per quale tipologia di paziente trapiantato. Quindi dobbiamo ancora lavorare per capire meglio qual è la ricetta migliore per ogni caso. Sì. Capito. Avevamo tra le prime cause, le prime motivazioni per cui si ricorreva al trapianto, l'epatite C. Ora si può dire che l'epatite C è guarita al 96% della popolazione di cui è affetta, manca questo 4%, però non è più il motivo tra i principali per cui si ricorre a un trapianto. Professore, quali sono ora i motivi di oggi per cui si ricorre? Se influiscono anche gli stili di vita? Il motivo principale rimane ancora il tumore del fegato, l'epatocarcinoma. Nella nostra casistica il 40% dei pazienti dall'inizio della nostra attività nel 1996 è stato trapiantato, sottoposto a trapianto per epatocarcinoma. Questo trend, questa tendenza è in salita. Per darle un'idea, l'anno scorso su 161 trapianti che sono stati effettuati, 97 sono stati effettuati per pazienti affetti da tumore primitivo del fegato. Quindi, molto più del 40%, sì, decisamente molto che è più sulla casistica globale. Di anno in anno questo valore sta aumentando, proprio perché la caduta della epatite C, della cirrosi da epatite C come indicazione al trapianto, sta portando appunto questo spostamento verso queste categorie di pazienti. Accanto a queste stanno comparendo altre categorie di pazienti, come per esempio quelli affetti da una cirrosi per presenza di grasso nel fegato, quella che noi chiamiamo con un termine un pochettino complesso NASH, che è una cirrosi non alcolica. Esattamente, che è una cirrosi non alcolica in cui il danno è prodotto dall'accumulo di grasso nelle cellule epatiche. Ora, è vero che esistono delle condizioni in cui il soggetto involontariamente va incontro a questa malattia, ma nella maggior parte dei casi il soggetto si ammala
per disordini alimentari metabolici. Continui. Disordini alimentari anche continui, costanti, sì. E quindi di fatto noi siamo, come dire, obbligati a sollecitare l'opinione pubblica a essere molto attenta nel non eccedere in questi disordini alimentari che sono alla portata di tutti noi di tutti i giorni, appunto perché potrebbero generare una sequenza di eventi dannosi per il fegato che in alcuni casi, sommandosi ad altri eventi ed altri fattori, possono generare una vera e propria cirrosi e anche il cancro del fegato. Quindi, appunto, se c'è una predisposizione, stili di vita non corretti, ha detto il termine esattamente medico, NASH, potrebbe essere tra le principali cause, oltre l'epatocarcinoma, per cui si ricorre al trapianto. Quindi, insomma, stiamo attenti, noi cerchiamo anche noi come associazione di promuovere non solo la cultura della donazione, ma anche gli stili di vita corretti. Quali sono le nuove frontiere farmacologiche? Possiamo dichiarare che sono meno tossici? Al momento non abbiamo nuovi farmaci immunosoppressori. Auspicabilmente, ma queste sono cose che scaramanticamente è opportuno non dire, dovremo a livello internazionale probabilmente cominciare delle nuove sperimentazioni. Quindi attualmente lo scenario per i prossimi 3-5 anni è di fare ancora utilizzo di quello che noi abbiamo a disposizione. Speriamo che nel prossimo quinquennio possano entrare clinicamente nuovi farmaci, però queste cose si dicono sempre con un livello di scaramanzia, certo, perché poi possiamo scoprire che strumenti farmacologici nuovi poi non erano così ideali. Oppure avevano altre controindicazioni che non erano previste. Esattamente, quindi diciamo che nell'immediato futuro noi dobbiamo continuare ad utilizzare i farmaci che abbiamo a nostra disposizione. Comunque noi speriamo sempre, perché la medicina è sempre all'avanguardia, va avanti, insomma in Italia possiamo vantare una grande eccellenza, come dicevamo prima. E qualità di vita, sopravvivenza dell'organo e sopravvivenza della persona dopo il trapianto di fegato, come potremmo avere di percentuale? I dati internazionali sono estremamente favorevoli. Nelle casistiche internazionali noi abbiamo dati di sopravvivenza del paziente a 5 anni dopo il trapianto di fegato di circa il 70-72%. Quindi noi proiettiamo i pazienti trapiantati a vivere molto a lungo. La qualità di vita è complessivamente buona, anche se è variabile ovviamente con quelle che possono essere le complicanze sviluppate nel periodo post-trapianto. E anche la famosa consapevolezza, perché e la variabile... famosa consapevolezza in cui il paziente ci aiuta, se il paziente tiene alla propria salute... come reagisce al trapianto, esattamente, anche quello esattamente è fondamentale. Può diventare un valido strumento di collaborazione per migliorare i risultati del trapianto. Assolutamente. E noi come associazione, il ruolo delle associazioni nel mondo trapiantologico, ci chiedevamo come possiamo esservi d'aiuto? Ma in molte cose, in molti campi, in molte direzioni, con molte finalità. Innanzitutto aiutandoci a collocare il trapianto nella giusta luce. Oggi la società si aspetta probabilmente delle soluzioni miracolistiche dalla medicina. C'è l'idea che a fronte di una malattia tutto si possa risolvere. Noi dobbiamo recuperare un pochettino, come dicevamo prima nel corso di questa intervista, che un grosso ruolo, un grande ruolo lo gioca il paziente stesso, che deve investire giorno per giorno nella sua salute. E la salute del paziente si tutela nelle corsie dei supermercati, nei ristoranti, per strada, nello sport, evitando di fumare, evitando gli eccessi di alcol, alimentandosi per quello che è possibile in maniera corretta, in maniera sana, quindi giorno per giorno. Dobbiamo innanzitutto chiedere il vostro aiuto perché la gente sia richiamata a riporre fiducia nella medicina, ma allo stesso tempo a non nutrire un atteggiamento esageratamente miracolistico. O assistenzialista anche. O assistenzialista. Ci vuole un'attiva collaborazione che nasce da molto lontano.
Poi oggi la medicina ha fatto dei grandi progressi, come testimoniato dal campo trapiantologico, e quindi noi possiamo sicuramente offrire nuove speranze a chi è gravemente malato, ma abbiamo bisogno, in questo il vostro ruolo è fondamentale, è cruciale, è cardine, abbiamo bisogno di che il paziente sia consapevole che il viaggio si affronta insieme, che le semplici cure mediche non bastano, che ci vuole spirito, coraggio e costanza. Ci vuole costanza e che non viaggia. Informarsi sui social anche. Bisogna non si può però limitare alle persone la libertà di informarsi sui social, bisogna aiutare le persone sempre nel processo in cui i social sono un elemento della informazione. Questo elemento va poi discusso, confrontato con l'equipe medica e infermieristica, perché oggi ci vuole un certo spirito critico, nel senso nei social puoi trovare un po' di tutto, bisogna capire se è una cosa effettiva, vuole, realistica o meno. Ci vuole cultura, ci vuole formazione. Mm. E magari appunto anche l'associazione può dare assolutamente, assolutamente, come dire, stimolando lo scambio informativo e soprattutto poi alla fine stimolando il riferimento verso le persone che fanno questo lavoro da tanti anni. Assolutamente. Quindi noi, professore, siamo a completa disposizione come associazione. La ringrazio, Gloria. Noi con questo vi salutiamo e vi ringraziamo, vi invitiamo a seguire il canale e a iscrivervi. Grazie.